Buongiorno ragazzi. Allora, mentre io mi rilasso, si pensa un po' a quello che sta succedendo, quello che non sta succedendo. Mancano 4 giorni alla fine del mercato e le speranze sfumano, i sogni dell'Inter di prendere questo Modric. Pensandoci bene, le percentuali sono veramente basse. Purtroppo, cari interisti, dobbiamo farci una ragione, secondo me, perché ormai, cioè, se va a giocarsi la Supercoppa mercoledì, vuol dire che, a meno che ci siano delle cose all'ultimo momento, però manca talmente poco tempo per fare firmare su cazzo di contratto che secondo me non se ne farà nulla, a meno che a gennaio, ma dubito proprio, sinceramente. Mi spiace perché alla fine serve un giocatore con un nome importante, un mio centrocampista del mondiale di Russia 2018. Dispiace, però facciamoci una ragione, secondo me. Dobbiamo farci una ragione, non essere negativi. Alla fine un Keita Balde che sta arrivando, le cessioni più che altro non sono state molto. Sto João Mario, possibile non riusciamo a mandarlo dove cazzo vogliamo, cioè non lo so, non vuole andare al Chelsea perché c'è un altro italiano, mi sta di ca una cagata pazzesca, perché in Premier League lo volevano in tanti, però abbiamo costo João Mario tra le palle, vediamo un po' se Betis Siviglia mi sembra che dovrebbe prenderlo, non lo so. Con prestito, diritto di minchia, nessuno che compra, mi fa incazzare, mi si prestiti con diritti di riscatto. Comunque, l'unica speranza è che se ne vada via lui, Cioè, se non arriva Modric, a meno che vada via sto cazzo di João Mario, ce lo leviamo dalle palle. Poi, tra le cessioni, o Candreva o Caramo, se dobbiamo cedere qualcuno, cederei Candreva. Anche se, anche lì, giocando tre competizioni, più giocatori abbiamo, meglio è, secondo me. Poi bisogna vedere la lista UEFA, che qualcuno me la deve spiegare come funziona, che ogni anno cambia sempre, io mi perdo un po', dovevo informarmi più che altro. Comunque, ragazzi, cari interisti, aspettiamo giovedì, mi sembra, no, fino a venerdì, no? Venerdì alle 20 finisce il calciomercato. Tendiamo speranzosi, ma manca tre speranze. Sono poche ormai, sono poche. L'importante è che João Mario si riveda le palle, per me quello sarebbe già un mercato fantastico. Ragazzi, da qui è tutto, alla prossima. Se tutto va bene, farò un altro video domani, se ci saranno novità importanti. Ciao, forza Inter.